Ciao, oggi ho l'apertura di una scatola un po' grossina. Ho preso in offerta sempre su Amazon un portapacchi per biciclette. È arrivato velocissimo, devo dire, forse neanche un giorno e mezzo. L'ho ordinato la domenica, è arrivato forse il martedì, un giorno e mezzo. Ho già tolto l'imballaggio esterno. L'imballaggio esterno era costituito da questo cartoncino abbastanza leggerino, vabbè, insomma, la scatola è un po' grossa. Comunque, aperto questo, al di sotto abbiamo un'imbottitura di 1000 bolle effettiva. Sotto la scatola originale dell'oggetto. Adesso vado ad aprirla. Praticamente è un portabiciclette da portellone posteriore. Era in offerta, come posso dire, il costo normale è attorno ai 100-120 euro. L'ho pagato 29 euro. In effetti adesso è già ritornato su quel prezzo sul sito. Provvedo ad aprire la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Beh, avevo paura che per 29 euro ci fossero dentro solo gli attacchi, come si può vedere, invece c'è più roba. Ci sarà da studiare un po' su come montare tutto quanto, perché vedo che ci sono parecchi pezzi. Questi dovrebbero essere le staffe per agganciare
al portellone. Questa è la parte che materialmente poi porta le biciclette. E qui abbiamo l'altro pezzo che serve per agganciarlo al di sotto, alla parte sotto del portellone. Adesso qua bisognerà fare un po' di lettura del manuale per vedere come si monta. Su internet ho già visto che il primo montaggio può essere un pochettino complicato, ma insomma basta studiarsi. Vediamo un po' come va. Dunque, qualche commento al montaggio. Dalle istruzioni non è chiarissimo a prima vista, per esempio, il montaggio di questa parte, cioè come posso dire, se questo aggeggio qua nero va montato voltato in questo modo o all'esterno, quindi diciamo bisogna un attimo farci attenzione. Adesso non so se si riesce a vedere la parte completa. Ecco, quindi questi vanno all'inizio sono voltati dentro, quindi vanno portati in questa posizione, che sono poi gli agganci dove si chiuderà e si aggancerà la bicicletta. Anche questa specie di galletto qui, che dovrebbe poi permettere, una volta sbloccato, di chiudere questo marchingegno per poterlo riporre. Che altro posso dire? Ecco, io all'inizio ho sbagliato a montare questo traverso. Cioè l'ho montato al contrario e quindi questi tiranti non andavano bene. Quindi bisogna anche qui fare attenzione che questa parte va montata, adesso non riesco a spiegarmi bene, comunque in modo che questa parte guardi verso l'alto, cioè in pratica ci deve essere questo spazio, cioè da qui a qua, montare questo tirante da una parte e dall'altra.
quindi nel momento in cui si incastrano i due pezzi di questo apparecchio, bisogna vedere che vengano praticamente in questo modo qua. Vabbè, qui c'è da centrare una vite che deve passare attraverso. Questi non vanno tirati molto, almeno così c'è scritto sulle istruzioni, perché dovrebbe essere possibile sbloccarli per appunto chiudere riporre l'apparecchio. Adesso cosa posso altro? Vabbè, mi mancano praticamente i montanti, questi neri che servono per attaccarlo al tetto della vettura. C'è il montaggio di questa barra nera qua, quindi bisogna praticamente infilare il tubo di gomma sopra quel pezzo di metallo che loro danno dentro, è filettato qui. Vediamo se riesco a spostare. Praticamente il tubo filettato va infilato in queste piccole ganascette. Dalla parte interna, vediamo se si vede, magari glielo di qui. Questo galletto va prima avvitato in modo che la vite possa passare dall'altra parte. Dopodiché si mette il bullone, questo si risvita praticamente e fa il tiraggio. Quindi prima si avvita questo fino più o meno qua. Dopodiché si infila dall'altra parte il bullone, si avvita il bullone, lo si fa entrare, si svita questo qui in modo che chiuda queste due ganascette qua. Altre cose al momento direi non ce ne sono. Adesso magari provo il montaggio sulla macchina, vediamo un po'. Ecco, una volta smontato e richiuso, come si può vedere, l'apparecchio occupa veramente poco spazio, grazie a questo sistema appunto di apertura e chiusura. Insomma, c'è questo galletto che si può girare e, come si può vedere, si può riporlo sia nel portabagagli, anche perché non è dotato di un sistema antifurto, quindi c'è una chiave o qualcosa, lo si potrebbe smontare e portare via in poco tempo. Quindi una volta tolte le biciclette è meglio smontarlo, cioè se ci si deve allontanare ovviamente, smontarlo e metterlo nel portabagagli. Ecco, nella confezione c'è anche una cinghia per legare le biciclette, insomma, per sicurezza. Comunque conviene magari prendere qualcosa di più robusto. Ok. L'ho montato, come si può vedere qui dietro ci sono anche dei catarin frangenti. Io avevo sbagliato a montare questa barra nera, l'avevo messa all'interno mentre va montata in questo modo qua. Ci sono dei gommini da mettere nella confezione. Ci sono dei gommini da inserire in questo gancio e delle strisce di nastro adesivo trasparente da applicare sul paraurti per gli sfregamenti. Non ho trovato nella confezione invece dei gommini che vadano sotto a questo gancio qui, quindi qui bisognerà trovare qualcosa, perché immagino che attrito ce ne sia. Qui abbiamo dei gommini che si appoggiano alla carrozzeria da questa parte e appoggia sul vetro. Ecco, quello non so se faccia forza in quel punto, però vabbè, la mia è una Twingo
qua si può vedere. Ecco. Poi, quando farà un po' di bel tempo, prova su strada. Comunque sembra solido. Queste manopole servono per agganciarlo, staccandoli si sgancia. Ok, è tutto, alla prossima.